chiama Christian De Sica. I've got you. Eccolo! Under my skin. Benvenuto. Vabbè. Ciao. Grazie. Ci possiamo abbracciare. Sì. Accomodo. Mi metto qua. Grazie. Ciao. Insomma, sono in imbarazzo due volte perché questa è casa tua. Dear, sì, cosa vuol dire Dear? Magari. Beh, più o meno, diciamo. Tutto questo sarà tuo. No, non è rimasto niente. Non è andata così. No, magari. No, perché, beh, Dear, perché era De Sica, che era papà, e Peppino Amato, Amato, perché è stato il produttore della Dolce Vita, suocero di Bud Spencer, perché ha sposato la figlia di Peppino Amato. E Rizzoli, l'editore Rizzoli. E tu pensa e che mio padre qua? In questo film ci ha girato l'ultimo film della sua vita, che era Il Viaggio, con Richard Burton e Sophia Loren e Alan Arkin, e io sono venuto a trovarlo qui, in questo teatro, nell'altro teatro, e detto, poi ci ho fatto un sacco di film anch'io, ci ho fatto Tale e Quale con Carlo Conti. Certo. Quante ne viste in questi studi? Insomma, perciò io non faccio altro che metterti a tuo agio. Fai conto che quello sia il monitor, un grande schermo di una sala cinematografica, ok? La viviamo così, dove tra poco vedremo proiettate alcune immagini della tua vita che ti riguardano. Certo, è difficile raccontare tutta la tua vita, perché ne hai vissute 100 in una. Beh, insomma, c'è un'età, eh. Ho fatto 70 anni, a ho cominciato anni, a 18. 100 vite in una. Dopo i 70, 101 in una. Magari. Ho cominciato a 18 anni, con il primo film della mia vita l'ho fatto con Roberto Rossellini. Perché... Aspetta, non spoilerare. Tiriamo la leva della slot machine e cominciamo a lasciarci portare dalla leva a spasso nella tua vita. Vado, dira, Fabrizio, dira, eh? Dira. Che succede? Che c'è? Andiamo prima. Prima ancora Miracolo che tu Milano. Miracolo a Milano... È stato l'unico film di mio padre un po' metafisico, perché lui in quel periodo aveva fatto il neorealismo insieme a Roberto Rossellini, certo, a Visconti, e invece Miracolo a Milano è una favola meravigliosa, vinse anche il Palmarès a Cannes, quel film è stato girato nel 1951, e vedi, quella scena lì, quando i poveri volano in cielo, l'ha girata in Piazza Duomo il giorno che sono nato io, ma io non sono nato a Milano, sono nato a Roma. Mi ricordo che erano venuti da Londra dei tecnici che dovevano fare questi effetti speciali di far volare queste scope con sopra i poveri, e quindi papà non poteva andare a Roma perché venivano dall'Inghilterra, avevano bloccato la piazza, certo, per girare, e allora c'era un vecchio attore omosessuale che si chiamava Memmo Benassi, e mio padre disse a mia mamma Benassi: Memo, accompagna Maria alla stazione perché deve andare a Roma e deve nascere il bambino. E allora questo signore accompagnò mamma alla stazione, e quando il treno si è allontanato gli ha urlato a mamma: Maria, se nasce femmina chiamala Eleonora, come la Duse. Invece sono andato via, quindi insomma... Si è sbagliato un po', ma insomma. Ma comunque, insomma, nei desideri si era espresso sul tuo destino, anche se non credo che volesse che tu diventassi attore per davvero. Forse se tu fossi stata donna, sì, ma in ma quanto... Ma chi, papà? Sì. Ma papà lui si vantava perché io facevo lettere, storia dell'arte, ed ero pure bravo, ho fatto 7 esami, ho preso 7,30. Quindi lui, che era stato ragioniere con i colleghi, mio figlio ha preso un 30, e di nascosto invece, aiutato da mia madre, andavo a fare le serate nelle Balere con un'orchestrina, si chiamava La Pattuglia Azzurra, dove il batterista era Massimo Boldi. Ancora non avevamo fatto il cinema. E allora di nascosto cominciavo a fare le Balere, le feste di piazza, ed è stata la mia fortuna, perché poi purtroppo papà l'ho perso che avevo 23 anni. Se avessi continuato a fare università forse sarei stato un fallito. Invece, come è morto, io avevo già un mestiere in mano e quindi mi potevo mantenere. Ma come ci arriviamo a realizzare i tuoi sogni di showman? Perché tu sei tante cose, per me showman le racchiude tutte, no? Tiriamo un'altra leva. Vai, Fabrizio. Cominciando da qui. Ma dal come teatro ce l'avete Lampo? Avuto il Teatro Lampo? Questo era il programma. Era il programma che faceva stampare mio padre, vedi, a destra c'è mio fratello Manuel, che adesso purtroppo non c'è più, ma lui nel salotto di casa
siccome era anziano, io ho sempre avuto un padre con i capelli bianchi, quindi non poteva giocare a pallone o andare in bicicletta con me. Allora si era inventato il fatto che faceva il regista. Vedi, lui sta là dietro che ci guarda, io e mio fratello con le barbe finte, i cappelli così, è un chitarrista. Invitava gli amici suoi, allora c'era Paolo Stoppa, Sordi, la Morelli, Renato Rascia, e noi facevamo questi tutto sketch. Però ci faceva recitare degli sketch che non erano adatti ai bambini. Se posso dire, uno si chiamava, uno sketch, Cittadini che protestano, un altro i suicidi a 5 anni, poi vestiti con sti fracchettini, sembravano due cornacchie. Perché così stava seduto, capito, e faceva il regista pure a casa. Poi era severissimo, imbecilli, dovete imparare le parole a memoria. E noi guardavamo fuori fino al portiere e poi volevamo andare a giocare a pallone, invece si faceva fare gli attori. E quando gli ho detto che volevo fare attore, come vuoi fare attore? Ma tu devi studiare, la mamma mi ha fatto fare i suicidi e i cittadini che protestano. Però insomma ci teneva che tu forse in qualche modo venissi... Sì, poi è avvenuto a Monte Carlo quando ho debuttato allo Sporting di Monte Carlo, perché sai, purtroppo lui era un giocatore. Allora quando veniva l'estate, veniva da me mio fratello Manuel e ci diceva: bambini, scegliete quest'estate dove volete andare in vacanza, San Vincenzo, Sanremo, Campione, Monte Carlo, c'erano tutti i posti che c'erano i casino per giocare. Noi dicevamo saremo Monte Carlo perché c'era il mare, capito? Che andavamo a fare San Vincenzo d'estate. E allora niente, poi ho debuttato lì in un galà e lui mi ha visto e allora ha detto vabbè, lo sai fa, posso per e l'ha detto anche in un'altra occasione. Ah sì? Qua. Questo è mio figlio, Cristian, permettete. Permettete che ve lo presenti. Lui si chiama Cristian, a casa lo chiamiamo Cristianello. Dunque avrete occasione di conoscerlo, di sentirlo, perché lui purtroppo ha una bellissima voce e vuol cantare. Ah, io l'ho sentito, canta molto bene, veramente. Vuol cantare e lo sentirete in un prossimo futuro qui alla televisione. Ma lui mi ha promesso, come alla Goggi, mi ha promesso che continuerà i suoi studi. Lui si deve laureare in storia dell'arte. Sono commentato, qui dobbiamo studiare tutti. Tutti, ha pure detto. Ha parlato di te come grande cantante, perché poi quella fu una strada. Beh, perché ho cominciato, che... sì, appunto facevo le balere, i night, cantavo, io ero il cantante della Pattuglia Azzurra e poi dopo ho cominciato con la televisione, mi ricordo il primo spettacolo, lo feci al Fiera 2 a Milano, si chiamava Le 7 della Sera, andò in onda prima di Happy Days, sai quella serie? Certo. E lì mi ha visto Maurizio Costanzo e Antonello Falqui e allora mi hanno chiamato a fare... Il primo spettacolo che ho fatto con Antonio Lo Falco era Bambole non c'è una lira, ancora in bianco e nero, pensa. E mi ricordo la prima puntata, 18 milioni di telespettatori. Vabbè che c'era il primo e il secondo canale, però insomma rifalli adesso 18 milioni. Tiro la leva perché so che ci porta una bella fotografia. Mamma mia che mostri, guarda qua che schifo. Allora, a sinistra c'è mio fratello Manuel, poi c'è mio cognato Luca, io... e Carlo, l'altro mio cognato. Ecco. E insomma, beh, quattro mostri siamo. Beh, io un po' meglio, va, questi altri con tutti questi peli schifosi. Siete al mare, una delle tante estate insieme. E, insomma, la tua famiglia e quella di Carlo sono strettamente legate, no? Ma la prima volta che vedi Carlo Verdone, cosa pensi di lui? Dì la verità. Beh, io la prima volta l'ho incontrato in classe perché io fui bocciato perché ero stato male, ero stato operato alle tonsille, quindi ho perso tutto il secondo e il terzo trimestre, quindi ho dovuto ripetere l'anno e mi sono ritrovato in questa classe e tutti dicevano: Madonna, ma è arrivato il figlio di De Sica, questo chissà sarà uno scemo, un imbecille, cose. Ma... Allora io ho capito subito che Carlo era quello più simpatico di tutti. Io ho detto: se questo diventa amico mio e viene al banco con me, conquisto tutta la classe. E allora sono andato da lui e gli ho detto: senti Carle, io ho tutte le versioni di De Greco tradotte, quelle che dei compiti in classe, se ti metti al banco con me te le passo. E lui schifoso ha accettato e poi però siamo diventati amici, andavo a casa e facciamo i compiti insieme, i compiti per modo di dire, perché facciamo i filmetti a 8 mm tutti e due, quindi non studiavamo niente, eravamo veramente due schiappe.
E lì ho conosciuto sua sorella, che poi è diventata mia moglie. Silvia, ce l'abbiamo la foto di Silvia. La mandiamo in onda. Va bene, tiro la slot. Vai. Arriva anche questa foto di voi insieme. Vedi, eravamo più belli, eh. Scusa, Poi dice che ogni età ha la sua bellezza. Cavolo, è meglio avere 24 anni. Che 70, che dici? Eravamo belli. Beh, lei è sempre stata bella, anche adesso. Io un po', ho 30 kg di più, ma insomma... Ma come gli hai detto a Carlo, mi sono innamorato di tua sorella? Beh, sono andato a casa loro, perché chiaramente io ho 7 anni più di lei e l'andavo a prendere a scuola con la moto, no? E poi a un certo punto ci siamo pure azzuffati, perché Carlo, siccome usciva prima con me, andavamo con le ragazze a ballare così, dicevo, quella è una ragazzina, c'ha la coda di cavallo, tu sei un puttaniere. Ma che puttaniere? Ma sarei te puttaniere? Allora mi hanno convocato a casa, sono andato a casa Verdone, e lì mi sono trovato, Silvia stava nascosta dietro a un vetro così, e mi sono trovato il padre, la madre e un prete. E ho detto, che buono da me questo. E allora, te l'hanno resa facile. La madre mi ha detto, ma guarda che Silvia è una ragazzina di 14 anni, insomma, io c'ho, mica so giro limoni, io ho detto, ce n'ho 21, insomma, anch'io. No, ma le intenzioni serie, gli ho fatto, io l'amo. E poi si è alzato e dice, madonna, che buffone, che pallonaro che è questo. Si è alzato e se l'ha andato. Beh, però insomma, vi siete sposati, avete una bellissima famiglia. Sì, poi mi ha dato due figli meravigliosi, Brando, tutto serio, che adesso fa il regista, che quest'anno debutterà col suo primo film, già fa delle pubblicità. Ma tu gli facevi fare... Maria Rosa, che fa l'assistente costumista, ma si è sempre occupata di moda, e poi quest'anno abbiamo cantato anche insieme, perché gli piace cantare, c'ha sta mania come il padre, gli piace cantare. Lo rifacciamo vedere anche al nostro pubblico, proprio quel momento lì, quando cantate insieme qui in prima serata su Rai 1. Vai Fabrizio. Why stop to think of weather? Ma siete tutti artisti a casa! Carina, ecco Brando e Maria Rosa. Maria Rosa è uguale alla mamma, assomiglia molto. Brando assomiglia più a me fisicamente, perché c'ha gli occhi a vongola come me. A vongola. Non c'ha il nasone come il mio, ma... Ma tu hai fatto sono qualcosa? Due figli straordinari, ma per non lo dico perché. Le hai fatto qualcosa per appassionarli a questo mestiere che poi fanno? Oppure. Ma no, ma è giusto, perché sai, è come me, come mio padre, quando tu vivi in questo ambiente, poi alla fine dai. Ed è giusto così, come quelli che fanno i vasi, il figlio farà i vasi e si tramanda la tradizione. Ma poi immagino che aria incredibile si respiri a casa vostra, ma per forza, un mondo magico, meraviglioso, storie incredibili. Ma poi il nostro mondo, voglio dire, è più divertente di un altro, no? Infatti. Tu non facevi fare il Teatro Lampo allora ai tuoi figli, però no. Da quel Teatro Lampo a cui io voglio tornare per mostrarvi la prossima fotografia, e Cristian a un certo punto ha preso seriamente questa cosa della canzone, no? Allora, c'è un fermo immagine, c'è un'immagine, tiro la slot machine, la leva, voilà, in bianco e nero, arriva, questa immagine in bianco e nero, te lo prometto che arriva. Arriverà, ma noi possiamo parlare anche di altro, No, perché ci tengo. Ecco. Mamma mia. Commentala, liberamente, tema libero. Questo era uno di appunto questo primo spettacolo che ho fatto, scritto da Maurizio Costanzo e Roberto Danè, siamo alle 7 della sera, e Costanzo mi disse, tu devi fare in questo spettacolo, scusate la parola, lo stronzo. E io dissi, perché Maurizio? Dice, perché tu sei un figlio di papà, non puoi fare il democratico perché nessuno ci crederà. Allora tu farai... talmente lo stronzo che tutti quanti diranno, ma chi è sto stronzo? E quindi rimarrai nella memoria. Ecco. Allora io mi presentavo con tutti i capelli impomatati, parlando col Birignao, pubblico gentile, buonasera, che piacere vedervi qua, e facevo quello che fai te, però da stronzo. Esatto.
esatto. E da là poi mi hanno scoperto e poi dopo mi ha chiamato Falchi, mi ha chiamato Trapani e ho fatto un sacco di spettacoli. Allora il sabato sera si faceva, ho fatto Studio 80, poi ho fatto Cinema Che Follia, al Paradise, Accomi Alice, tanti tanti spettacoli. Lì forse era il 1974. Se non sbaglio, voglio verificare. Verifichiamo che sia proprio quell'anno lì. Cristian, adesso vediamo la copertina del tuo disco, che è diventata una canzone. Ma si ha l'impressione che tu abbia scelto a caso dei motivi che ti piacciono, senza preoccuparti di dare al disco uno stile preciso. Sì, ecco, non c'è una linea, una storia nel disco come in tanti altri long play. Io ho scelto queste canzoni perché mi piaceva cantare queste canzoni qua. Su questo marciapiede addormentato. Ma dove mi trovate sta roba? Dove vado io? Mamma mia. Non so. Non so se sono contento, disperato. Ma sono solo mannaggia. Ma visto la copertina del disco? Con i capelli lunghi, sembrava una bambolona. Una bambolona ero. Su questo marciapiede addormentato. Ma chissà che sarà. Anche quella che presentava parlava col Benignao. Hai fatto il tuo percorso. Ma dove l'avete trovata sta roba? Ma noi, ascolta. Ma non l'hanno bruciata. Mamma mia. Sai perché volevo tanto arrivare a questo? A parte che è una chicca spettacolare. Ma perché forse non tutti sanno, si ricorderanno che tu hai partecipato al Festival di Sanremo l'anno prima, nel 1973. Sì, mi hanno cacciato subito. Sono andato lì con la Dischi Ricordi allora. E era l'anno, andai al Festival di Sanremo cantando Mondo Mio. Allora la RAI non riprendeva tutte le serate, riprendeva soltanto l'ultima, ma io andai alla prima alla radio e si sentiva solo per radio e mi hanno cacciato. E con me nella squadra della mia casa discografica c'era anche Donatel, c'era Drupi, io, Ricky Gianco e Milva. E mi ricordo che Milva fu carina da morire. Perché io andai in albergo incazzato perché mi avevano cacciato, perché vedevo sempre la faccia di Mike Buongiorno che mi guardava così in cagnesco, dico, ma questo che vuoi da me? Allora sono andato in albergo incazzatissimo, a un certo punto sento bussare alla porta, tun tun tun. Chi è? Sono Milva. Oh madonna, questo. Era molto teatrale Milva. È entrata, si è seduta sul letto, mi ha detto, ma che ti importa? Sei arrivato, ti hanno mandato via, ma c'hai 20 anni, tu pensi è più triste per me che sono arrivata terza. Carino, carino. T'ha consolato. Mi ha consolato. Insomma, ma Milva era così, Milva era una donna eccezionale perché sembrava anche snob, invece poi aveva una natura ruspante che era quello che poi si faceva male dalle persone. La sua forza nella vita. Nessuno quindi ha mai visto, non ha mai potuto vedere Cristian De Sica che canta al Festival di Sanremo. Te la ricordi quella canzone? Mondo Mio. Sì, te la ricordi? Sì? Ma insomma, le parole no. Mondo parole... mio, ma dove va quel treno lì? Mondo mio, lui va lontano, io resto qui. Infatti mi hanno lasciato... E invece no, te vieni con me, apriamo la ruota, così la facciamo sentire a casa. Vieni, vieni Cristian. Questa è la nostra ruota che ogni tanto gira e ci regala qualche oggetto misterioso, tipo la copertina del disco Mondo Mio. Guarda il fiocco che c'avevo, il fiocchetto è un gatto, sembrava, vedi? No, dai, sei così. Vestito proprio da direttore d'orchestra, tipo, no? Si vede bene, mia. Sì. Eccolo. E questo è un giradischi. Ora, prova a farlo funzionare. Se mi ricordo come funzionano i giradischi. Appoggiamo la testina, alzo il volume io. Non si può ballare, sennò ti avrei invitato a ballare. La mia vita è tutta qua. Un'occhiata basterà. Che vergogna. Mamma mia. Sempre uguale resterà il mondo mio. Questa è la strofa. Il postino arriverà. Il postino arriverà. Nel giardino butterà. Una bella caponata da canzone. L'ha detto lui. Torniamo al ma pensa che questa canzone è di Colonnello e Paolo Conte. No, quindi mica
Hai capito? Sì, 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 ti preoccupare, Roberto è preoccupato che io poi lasci la... Ma sentite, sentite! Mondo mio, ma dove va quel treno lì? Torniamo a sederci. Ma leva sta porcheria, dai. Va bene, va bene. Aspetta, aspetta. Che vergogna. Sistemo la del... No, invece ci tenevo perché secondo me avrebbe avuto un bel successo questa. Se t'avessimo visto in scena interpretarla, no? Avrebbe vinto. Più Damiano dei Maneskin o più De André? Maneskin. Ah, sì? Mi piacciono moltissimo. Sì, e avresti fatto quella strada? E perché no? Chi può dire? Soltanto che allora non c'erano, allora c'era Minoritano, c'era... Altri modelli. Altri modelli. Altri modelli. Però invece questa canzone te la ricordi sicuro perché è stata una canzone di svolta nella tua vita. La ruota ha girato veramente. Vai Fabrizio. Però non ero io che la cantavo, io facevo un film che si chiamava Vacanze di Natale. Altro che con loro! Guarda, guarda Claudio Amendola come era ragazzino. Mario Brega, grande Mario Brega, il Dogui, Guido Nicheli e Jerry, Jerry grande amico. Da lì in insomma, poi... ma Claudio era proprio un ragazzino, ragazzino. Sì. Pure io ero giovane. Altro che. Un successo dietro l'altro da quel momento in poi. È nato anche un nuovo filone, no? Della commedia italiana. Ma panettoni. Io venivo veramente dalla fame, perché io mi ricordo che prima di fare questo film avevo fatto altri film, però insomma non salzava paglia, come si dice a Roma, e addirittura saltavo i pasti con mia moglie. Avevamo fatto un film dove lei addirittura si mangiava due uova che io non mangiavo la mattina e cenavamo la sera, quindi saltavamo, poi avevo fatto proprio la fame vera. E quando sono andato a vedere Vacanze di Natale, la proiezione di controllo, ho capito che questo film avrebbe cambiato la nostra vita. C'avevo Silvietta vicino e ho fatto la Silvietta oggi se magna. I tuoi amici di percorso, no? Di successo, di vita, eccetera, ma noi ne abbiamo scelto uno in particolare che ci racconta un aneddoto di un altro film che avete fatto insieme, Vacanze sì, ma in America. Sentiamo di chi si tratta. Francesca, è bellissima sta cosa del mio fratellino Cristian, come faccio a non salutarti? Io ti voglio bene, lo sai. È una cosa che riguarda una canzone che abbiamo inciso insieme come sigla di un film che abbiamo fatto insieme a Belli Freschi. Ce l'ho ancora Belli davanti Freschi. Il fotogramma. Io dovevo cantare, ma Cristian non sapeva che io non so una parola inglese. Quando arrivò il momento che io dicevo, e donni, la figa, ritenga, sì, uva tua, 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 tua. Poi, al vento, scrivo il frente di White. Dissi io, Cristian fece una faccia e guardò il fratello Manuel che dirigeva l'orchestra. Ha detto, ma che te frega che ha detto, è bravissimo, è intonato, è quadrato, che ci frega. E così ho fatto tutta la canzone. Ciao fratellino. Grazie Lino. Guarda che eravamo, era un film in America, si chiamava Belli Freschi, la regia era di Enrico Alduini, un bravissimo regista. E mi ricordo che pensa che il truccatore che ci doveva truccare da donne si sentì male e allora io dovevo truccare Lino e Lino voleva persino i tiranti, quindi gli dovevo mettere i tiranti, le ciglia finte. Io ero bravo perché avevo fatto storia dell'arte, quindi sapevo dipingere bene e quindi mi sono inventato truccatore, capito? Ma con l'eyeliner gli facevo degli occhi pazzeschi, guarda. E ci siamo divertiti e cantavamo questa canzone americana che cantava Sarah Vaughan, che si chiama I Don't Mean a Thing, che è un pezzo di Duke Ellington, difficilissimo, vestiti tutti e due da neri, io nera e lui nero, faceva il trombettista, soltanto che lui non parlava una parola in inglese, quindi parlava io facevo I don't mean a thing, if it ain't, e lui faceva one sing and one sing and one, e lui diceva questo che sta a dire, one sing and one sing and one. Quando ti rivedremo all'opera, dal vivo magari, quando succederà? Adesso presto, perché intanto quest'estate porto in giro con Pino Strabioli e la mia orchestra diretta da Marco Tiso e questo spettacolo che si chiama Una serata tra amici, e verrò il primo agosto, sono qui alla Cavea a Roma all'Auditorium e poi giro un po' tutta l'Italia, già l'ho portato in giro. Domani ho l'anteprima a Milano, dopodomani, all'anteprima di questo film che ho fatto con Gabriele Salvatores, che si chiama Comedians, dove io faccio una partecipazione, e questo uscirà il 10 di giugno al cinema. Queste sono le cose... Ho fatto un sacco di cose quest'anno, perché adesso ho girato già un film con Alessandro Siani, che si chiama
che ha incastrato Babbo Natale, che uscirà il prossimo Natale, e fra pochi giorni inizia un altro film che si chiama Altrimenti ci arrabbiamo, quel film di Bud Spencer e Terence Hill, dove io faccio il cattivo e Bud Spencer e Terence Hill lo fa Roya e Pesci. Insomma, Pesci. Abbiamo tante occasioni per poter ritrovare Christian De Sica. Grazie, grazie, grazie Christian, mi sono molto divertita. Grazie, grazie. Grazie, ricordi.